Funziona, scusate, ma sta registrando. Sembrerebbe di sì. Ribuongiorno ragazze, bentornate al video chiacchiere del sabato, che prima era chiacchiere del venerdì, poi è diventato chiacchiere del sabato, poi l'ho saltato per un po' perché non avevo niente da raccontarvi, fondamentalmente. E siamo tornati per l'appunto a questo video chiacchierato. Non vi aspettate dei temi pazzeschi, però ecco, due chiacchiere ce le facciamo. Prima di cominciare, mascara Major Pleasure di Nabla, arrivato questa settimana, ve l'ho già fatto vedere su Instagram diverse volte. Molto, 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 molto bello. In queste vacanze di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, io rimango a Torino, lavorerò anche. Non tutti i giorni, però ecco, non farò probabilmente, non ne sono ancora sicura, i conti per motivi di logistica familiare, diciamo. E andrò via forse 30 aprile, 1 maggio, un paio di giorni al mare se fa bello. E in questi giorni volevo registrarvi, oltre a questo video, quello dei prodotti promossi del periodo nei quali indubbiamente finirà questo mascara, perché è veramente, veramente, veramentissimamente valido. Questa è stata una settimana iniziata a bomba, perché il Notre Dame che va a fuoco, onestamente, ci ha fatti rimanere tutti un po' parecchio male. Io sono stata a Parigi diverse volte negli anni, però tante volte per lavoro, quindi mai in centro, perché quando mai? Sono stata in centro centro a Parigi, diciamo, un paio di volte. La prima volta è stato il mio primo viaggio all'estero da sola con i miei amici. E avrei compiuto 18 anni ad ottobre e io ci sono stata ad agosto, quindi è stato il mio primo viaggio bello, mi era piaciuta tantissimo quella vacanza. E poi ci sono tornata l'estate scorsa, quindi non quest'estate, l'estate scorsa, un paio di giorni a Parigi, una toccata e fuga. La prima cosa che avevo fatta, scesa alla stazione Gare de Lyon, era stata camminare, andare a piedi fino a Notre Dame, dove appunto poi mi erano venuti a prendere lì in zona Louvre in realtà. Boh, ci sono rimasta male, nel senso che penso che Notre Dame, come fosse forse il Big Ben, il Colosseo, siano un po' i simboli dell'Europa, no? Quindi è inevitabile rimanere colpiti, cioè come se un terremoto buttasse giù il Colosseo. Nemmeno, perché comunque Notre Dame si può ricostruire, venisse giù il Colosseo con un terremoto, probabilmente no. E, non lo so, mi ha colpito, mi è dispiaciuto, meno male che non ci sono state vittime, ho visto che sono già stati stanziati non so quanti milioni di euro per la ricostruzione. Però ecco, peccato, penso che abbia colpito un po' tutti. Poi, che ne so, reduce da Victor Hugo e dal cartone animato della Disney, il Gobbo di Notre Dame, no? Penso che sia una chiesa che colpisca per tante cose, per quanto è bella, per quanto è stata fotografata, dipinta, romanzata, insomma, un po' come la Sagrada Famiglia, cioè sono quei posti che non può lasciarti indifferente se gli succede qualcosa, no? E mi è dispiaciuto tanto. Dopodiché, è stata l'unica cosa fortunatamente brutta della settimana, perché poi in realtà è stata una settimana tutta incentrata su serie TV e Carlita Gate. Ma parliamo dalle serie TV. Partiamo dalle serie TV. Ho ripreso Suburra, quindi so che è uscita da un pezzo la seconda serie di Suburra su Netflix, però l'avevo un po' lasciata a stare perché stavo guardando altre cose. Ho iniziato ieri sera, ieri sì, a guardare Suburra l'altro ieri, e sono alla seconda puntata. Quanto è figo Borghi, ragazze! Quanto è figo Borghi! Proprio io guardo quell'uomo e dico: oh, buono, buono, buono. Devo dire che però trovo Suburra, ah, Harry, no, un po', no, Harry, no, 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 mamma, adesso ti prendi tutto sul sedere. Trovo Suburra un po' sottotono rispetto a Gomorra, nel senso, sembrano queste. La smetti! Sembrano dei provincialotti rispetto a Gomorra. E a proposito di Gomorra, mi sono rimessa in pari. Gomorra era una serie che avevo iniziato. Scusate, che avevo iniziato, ecco, ho proceduto nel frattempo anni fa, perché me l'aveva passata un mio. Scusate, quando fa così, io devo prendere un libro e far finta, anzi, darglielo sul sederino. Scusate, ho rovesciato tutto. E cosa vi stavo dicendo? Sì, che Gomorra era una di quelle serie che, boh, forse perché l'avevo vista
un pezzettino di prima serie, un altro pezzettino di prima serie, poi interrotta per 6 mesi, poi iniziata la seconda serie. Adesso mi sono rimessa in pari per riuscire a seguirla su Sky e mi lascia un senso di disagio Gomorra. Primo perché mi fa schifo pensare che al di là di Napoli, cioè potrebbe essere una qualsiasi città del mondo, cioè mi fa proprio schifo pensare a certe realtà, cioè e che non mi piace, poi mi fanno anche. Ma pensate alle mamme, alle fidanzate, alle sorelle di questi criminali, poi probabilmente è romanzato, io me ne rendo conto, però esce tuo figlio la mattina, te lo ammazzano per una partita di droga. Non lo so, Gomorra mi lascia un profondo senso di disagio quando lo guardo, e la cosa che mi lascia più disagio di tutti è la mancanza di fiducia nelle persone che ti lascia quel telefilm. Serie TV, non vi starò a fare spoiler, però ci sono un sacco di rapporti di amicizia che poi si convertono in fregature ed omicidi, cioè no, ripeto, non farò nomi per chi magari non ha ancora visto nemmeno una puntata ma vuole vederlo, però ci sono un sacco di casi in cui l'omino A si fida fortissimamente dell'omino B e l'omino B ammazza A, o gli ammazza la madre, o gli ammazza la sorella, gli ammazza la figlia, cioè mi lascia proprio brutto. È ricominciato il Trono di Spade, grandissima attesa per il ritorno del Trono di Spade, prima puntata sottotono, secondo me, cioè prima puntata di ok, ricominciamo, eravamo rimasti qui, adesso le alleanze in teoria sono queste, dobbiamo fare questo finché non accada quest'altro. Vediamo come evolverà la serie. Spero che l'ottava serie, tanto tanto aspettata da tante persone, si riveli all'altezza del resto della saga, diciamo, che io apprezzo moltissimo. Se a tempo perso volete guardarvi un'altra cosettina, Rossella mi ha suggerito, e ho in effetti guardato in 2 giorni, Quicksand, una serie TV, una serie Netflix, non TV, svedese. Se siete abituati a vedere i telefilm in serie TV, insomma, telefilm intendo quello, in inglese, perché vi piace seguirli in lingua originale, non guardate questo in inglese, perché a parte che la lingua originale è lo svedese, quindi è stato doppiato in inglese, ma doppiato male, le voci sono molto brutte, i dialoghi si seguono a fatica. Guardatevelo in italiano, che rende di più. Carina è la storia, anche qui non vi faccio spoiler, inizia la prima scena con un pluriomicidio in un liceo, svedese, viene incarcerata, arrestata una ragazza. La storia è la ricostruzione a ritroso di cosa è successo per arrivare a quel giorno e chi è in effetti il colpevole, mettiamola così. 6 puntate, quindi assolutamente guardabile in 2 o 3 giorni se siete un po' di quelli divano dipendenti come me. Carina, mi è piaciuta, anche lì prima puntata, datele una chance, non è male. Passiamo al Carlita Gate. Devo dire che sebbene io segua Carlita ormai solo tramite le foto che mette su Instagram e le prese in giro che ne fa l'amorositas, che mi fa un sacco ridere, questa settimana mi sono un po' appassionata a questo tema gravidanza, perché ero proprio curiosa di sapere se fosse incinta o meno. Secondo me, fino al video di mercoledì, quello rivelatore, un po' tutti ci aspettavamo che lei non fosse veramente incinta, perché a parte che appunto l'amorosita si ha messo uno screenshot l'altro giorno, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni ci sono almeno 4 video che si intitolano amore sono incinta e che poi parlavano d'altro, quindi primo video non chiaro, indizi che non si capiva di cosa si parlasse. Si pensava addirittura a una sponsorizzazione del test di gravidanza Clear Blue. A un certo punto si pensava a una linea di abbigliamento, perché era sempre lo stesso brand taggato, eccetera eccetera, e poi tutti i commenti del tipo: ma non può essere incinta perché si sta allenando, non può essere incinta perché sta mangiando sushi, cioè tutti questi indizi devono dire che mi hanno proprio tenuta attaccata, vabbè, non letteralmente,
al computer perché volevo proprio capire se fosse incinta o meno. Questa mi aveva proprio incuriosito perché non riuscivo veramente a tollerare l'idea che potesse essere una presa in giro così forte questa volta, perché non è un tema sul quale secondo me si deve scherzare, un po' in rispetto di tutte le persone che, e ce n'è tante, che magari hanno difficoltà, no? Mi sarei proprio innervosita. Meno male che è incinta, tanti auguri a lei e al compagno. Mi sento sollevata all'idea che non fosse l'ennesima bufala, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Ok, video chiacchiere per oggi finito. Volevo giusto un po' riprendere le fila di... Ah, un'altra cosa, ho finito di leggere, lo vedo lì sul comodino. Questo è un libro nuovo che ho preso, La vita perfetta, tutti nascondono un segreto. Sono a metà, l'ho letto in un paio di sere, per adesso è... Si fa leggere, devo dire che la sera in questo periodo sono particolarmente assonnata, quindi... non è uno di quei libri che a oggi pomeriggio sono libera, però non vado a farmi la passeggiata perché voglio assolutamente sapere come va a finire. No, però si fa abbastanza leggere. Ho invece finito il primo perché immagino che la storia non finisca così, adesso devo capire se il seguito qual è, anzi se lo sapete voi me lo scrivete qui sotto, vabbè me lo posso pure cercare su Wikipedia, su Google, non è un problema. Ho letto The Handmaid's Tale, che penso che in italiano sia stato tradotto con I racconti dell'ancella, una cosa del genere. Serie TV che non ho visto, ma pare che fosse molto bella, che la storia prendesse molto. Devo dirvi che il libro l'ho trovato di un noioso. La prima metà l'ho letta veramente a fatica, poi... È partito perché iniziano un po' i truschini, poi è partito, ma io non lo so, cioè spero che la serie TV fosse più avvincente del libro, che ho trovato veramente di una lentezza fastidiosa, cioè ci ho impiegato un mese a leggerlo, io leggo molto in fretta, sono una lettrice veloce, cioè se io oggi non avessi niente da fare questo libro e avessi voglia questo libro lo finirei, cioè ho sempre letto molto velocemente anche da piccolina. Per impiegarci un mese a leggere un libro vuol dire che proprio... Eppure l'avevo preso un po' spinta da questa fama che aveva, i racconti dell'ancella, la serie TV fighissima. Boh, il libro l'ho trovato noioso. Anzi, se avete qualcosa da suggerirmi, fate pure, perché nessuno dei libri che ho in giro mi ispira in questo momento, quindi sono aperta a suggerimenti. Sappiate che a me piacciono... Principalmente i thriller, quindi insomma mi oriento un po' su quel genere lì. Vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia in questo bel sabato soleggiato per una decina di minuti. Io adesso i piani per la giornata sono mettere a posto le scarpe, entusiasmo, e poi uscire perché sì, e perché devo andare a cercare il regalo per una bimba, Giorgina, che lunedì, il giorno di Pasquetta, la festeggiamo, compie 4 anni e vado in missione regalo. Ok, nel frattempo mi stavo controllando il numero di graffi che mi ha lasciato l'attacco di Harry sulle braccia ed è alto. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata e buona Pasqua a tutte. Ciao!